Garfagnana, zona della Toscana ricca di bellissimi paesaggi, montagne e leggende. Oggi vi racconterò 5 leggende della Garfagnana. In Garfagnana è famosa la leggenda di un folletto chiamato Buffardello. Si tratta di una creatura piccola come un gnomo, vestita di rosso e con scarpe a punta. Le versioni di questa leggenda sono tante, ma generalmente il Buffardello può rendersi invisibile e apparire di notte per fare scherzi alle persone e agli animali domestici. Spesso salta sul petto delle persone che dormono, tira via le coperte delle zitelle e genera rumori vari in casa, mettendo a soqquadro o causando veri e propri danni nell'abitazione. Si dice anche che il Buffardello causi vento forte e che sia particolarmente infastidito dai preti. Tra la Pagna della Croce e la Pagna Secca c'è un particolare profilo della montagna chiamato Uomo Morto. Una leggenda dice che molti anni fa, al posto di questo profilo, ci fossero delle vallate dove i pastori portavano il loro gregge. Un pastore e una pastorella, proprio in questo luogo, si innamorarono, ma lui, osservando il mare da lassù, desiderava sempre di più di solcare quelle acque per visitare posti nuovi. Un giorno, il pastore decise di imbarcarsi, e la giovane passò mesi ad osservare il mare sperando di vederlo tornare. Un giovane rimase attratto da quella triste pastorella che non faceva altro che fissare il mare e decise di parlarle. Lei non gli rispose, ma dopo molti tentativi gli raccontò della sua triste storia. Lui decise di aiutarla e salì sulla vetta della Pagna della Croce per chiedere a Dio che cosa potesse fare. La risposta arrivò. Il giovane avrebbe dovuto stendersi su quella valle per poi trasformarsi in un gigante di pietra che avrebbe impedito alla fanciulla di vedere il mare. Lui non esitò e decise di sacrificarsi, trasformandosi nel famoso uomo morto. Il Monte Procinto è una curiosa formazione a forma di panettone che ospita la ferrata più antica italiana. Una leggenda dice che un tempo un pescatore con i suoi figli, in fuga dagli assalti dei turchi che avevano invaso le coste della Versilia, si rifugiò sulle Alpi Apuane. Dopo giorni di marcia, il pescatore e i suoi figli si fermarono a dormire sotto un castagno. Un improvviso fulmine, però, incenerì il castagno, uccidendo il pescatore e i suoi figli. Il dio Pennino, commosso da quella terribile tragedia, decise di pietrificare la famiglia e così nacque il Monte Procinto e i suoi figli, le piccole guglie che si ergono vicino al monte. Il Monte Pisanino, con i suoi 1946 metri di altezza, è il più alto di tutte le Apuane. C'è una bellissima leggenda che si racconta sulla nascita di questo rilievo. Si dice che un tempo uno dei capi dei Pisani fuggì assieme al figlio verso le montagne a nord. I due subirono un'imboscata e il capo fu ucciso. Il figlio riuscì a fuggire, ma rimase ferito nello scontro. Dopo alcuni giorni, il giovane venne accolto in una capanna nel paese di Gorfigliano. Il pastore che lo ospitò si prese cura di lui e la figlia si innamorò del giovane ferito. Lui non disse mai nulla sul suo passato, né disse mai come si chiamasse, e fu per questo che venne soprannominato Pisanino. Purtroppo il ragazzo non riuscì a salvarsi e venne seppellito in un prato. La giovane si recava tutti i giorni in quel luogo a piangere e le sue lacrime si trasformarono in pietra fino a formare la vetta più alta di tutte le Alpi Apuane. Il Linchetto è un folletto dispettoso molto simile al Buffardello. In alcune versioni è possibile che due folletti siano la stessa creatura, ma generalmente il Linchetto viene identificato come il più malvagio fra i due. Questa creatura, a differenza del Buffardello, non ha una forma umanoide, ma è più simile ad una bestia. Si dice che di notte egli salti sul petto delle vittime rendendo difficile la respirazione.
Una delle tecniche per scacciare questo folletto malvagio prevede di mangiare pane e formaggio mentre si è intenti ad espletare i propri bisogni. Bisogna quindi pronunciare la seguente formula: alla faccia dell'inchetto mangio e caco, questo pane e questo cacio.